Ciao a tutti ragazzi, sono Shadow e bentornati su Spyro Reignited Trilogy. Allora, dobbiamo completare gli artigiani, il mondo degli artigiani, con delle gemme 6. L'altra volta non sono riuscito a trovarle. Adesso ho girato un attimino e ho visto che me ne mancano. Mancavano queste, esattamente, e poi ho visto che c'è un forziere là sopra. Presumo siano le ultime due. Quindi andiamo a completare anche questo mondo. E voilà. Perfetto. Allora, adesso abbiamo completato 100%. E c'era esattamente una, se non sbaglio, un boss che ci aspetta qua in questa zona. Sì, esatto. Vediamo se ora si apre. Tosto! È il primo boss, vediamo un po' come va. Scontro con Tosto. Benissimo. Non le conosco le boss fight, quindi sarà la prima prova. Oi. Calma. Non so ancora quanti colpi posso subire prima di consumare una vita. Ai 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 ai. Ah, ok, 3 allora. Forse 3. Ho visto che la libellula non c'è più. Ma sono satanati questi cani. Aia. Su Shadow, sveglia, concentrazione per favore. Molta concentrazione. Vabbè. Una volta colpiti bisogna fare attenzione perché ti saltano addosso. Via. Basta. Ming, sono già morto due volte. Ok, ci devo un attimo prendere la mano. Guardali, anche se scappi ti beccano. Maledetto. Oh, bene. Salviamo il nostro Nevin. Che ci dice? Nevin Orca ha affidato il controllo del mondo degli artigiani a uno dei suoi più subdoli scagnozzi. Non vedo l'ora di affrontarlo. Sento già odore di arrosto. Sii prudente, Spyro. Tosto ha molti assi nella manica. Non molto utile. Ma è questo? Vabbè. Ok. Beh, le vite ci serviranno, mi sa, quindi bene. Per fortuna che ce ne hanno date diverse. E lui? Non capisco se è lui. Ah no, non è lui. O sì. Vabbè. Adesso lo scopriremo. Sì, poi. Stai calmo, eh. No, non era lui. Mi sembrava troppo facile. Che maledetti. Basta.
Vai. Ma come non vai a casa? Finito qui. Era quello il boss? Ma veramente? No, è impossibile. Qualcosa non quadra. Anche perché non abbiamo neanche preso tutti. Tutte le gemme. Mi sa che era meglio di no. No, in realtà non volevo buttarmi, però è caduto. Volevo affacciarmi per vedere se c'era qualcosa di sotto. Ho perso un casino di vite, ma si può. Vabbè, mi scordo sempre effettivamente di guardare la mappa, che mi dice di qua. Ok. Banalmente ho messo la mappa e non la usavo. Ok, ho trovato anche il modo. Bisogna colpirlo due volte velocemente. Completato. Quindi Tosto era proprio quello lì, quello spaventapasseri, quelle pecore travestite da spaventapasseri. Va bene. È sempre questo. Adesso dobbiamo ritornare avanti. Lo devo risconfiggere. Ok. Andiamocene. Abbiamo completato tutto. Un bel po' di tesoro. Non so se hanno anche una funzione secondaria queste gemme, oltre che permetterti di completare i livelli. Allora, quindi Tosto, cioè io pensavo fosse un drago. No, era quello lì. Ancora non ci posso credere. Comunque va bene. Allora, dove dobbiamo andare? Ah, già, ora mi ricordo. Dovrebbe essere qua. Il tizio con la mongolfiera. Esatto. Vedo che ti sei dato da fare a salvare Raghi. Perfetto. Sei pronto a partire? Vai dai pacificatori. Andiamo. Credo che si potesse già venire da un po' di tempo prima, però io prima ho completato tutto il resto. Va bene. È rimasto per ora quel livello lì di cui vi parlavo l'altra volta, dove bisogna volare, che non sono riuscito a finirlo. Per ora non ci ho riprovato, quindi magari più in là riproveremo. Così il primo. Benvenuto nel mondo dei pacificatori. Guarda, il nostro tesoro è stato rubato e usato contro di noi. Ti prego, Spyro, recuperalo. Trovare il tesoro, ricevuto. E andiamo. Subito, ok. Bah, che spettacolo, bellissimo questo paesaggio, mi piace. Questa... No, non si rompe. Ah! Come... Ah no, non so se si possa spostare. Sì, si può spostare, ok. Quindi immagino che dovrò utilizzarlo per rompere qualcosa. Tipo se io faccio così. Preso in pieno. Mi sa che sono andato un po' troppo a sinistra. No. Ok, benissimo. Non so se era quella la funzione principale. Per ora va bene così.
Ah, qui ce n'erano altri, quindi... Ok. Distrutti. Questa? Come faccio a prenderla? Cosa sono questi rumori? Ah, questi coniglietti. Ok. La libellula si rigenera quando colpite gli animaletti sparsi per la mappa, quindi ok. Volevate scappare, maledetti. Non lo so se si può distruggere, però provo. Mistero, non so come andare lassù. Allora, o ci si salta da sopra, vediamo, andiamo avanti e lo scopriremo. Prima di andare di là completiamo la zona, direi che è meglio. Ehi. Altro portale. Questo. Arco. Ok. Meglio no, di no. Non entrarci. Fatemi ragazzi sapere se questo gioco l'avete comprato magari su Switch o su altre piattaforme e se vi è piaciuto. O se magari lo comprerete, che ne so, a Natale. È comunque un buon prezzo, 39,90€. Sono tre giochi, quindi direi che è ottimo. Spyro, Sparx la libellula sta facendo un ottimo lavoro nel proteggerti. Mantienile in forma dandole tante farfalle da mangiare. Ah ragazzi, tra l'altro volevo anche dire che ho riattivato lo shop con le mie magliette e altri, tanti altri accessori così carini. Se volete dargli un'occhiata vi lascio il link in descrizione. Questo cosa fa? Ci riporta... degli stregoni è lontano e molto... E lo mostrerò se troverai 1200. Ah, ok. Ancora no. Questa, da quel che ho capito, quando ti fa quella mossa lì vuol dire che ha salvato. No, non si apre. Chiave? Oh, non lo so come si apre questo. Che si apra con una palla di cannone. Sarei tentato di provare. Ah, no, non credo si apra con la palla di cannone, però. Questo sicuramente era da fare. Ok. Andiamo avanti. Lì ci ritornerò dopo. Allora. Siamo a posto. Adesso bisogna saltare di là in qualche modo. Spero che non si possano aprire questi ancora. Boh. Vedremo. Ok, da di là. Credo. Vediamo. Qua ci sono altri diamanti e anche un altro regno. Ah, volo notturno. Questo è sempre un altro di quei livelli. L'altro si chiamava volo diurno, quindi
lo riproverò o lo riproveremo insieme, vediamo. Di qua si va avanti, forse. Andiamo di qua. Ah, sei il ladro. Cerchiamo di prenderlo subito. Ben fatto, Spyro. Continua così e porterai a compimento il tuo destino. Destino? Ma io voglio solo prendere a calci... Arrestisci quei nemici e raccogli i tesori. Credo che una delle parti, diciamo, più interessanti di questo gioco è proprio anche l'esplorazione e il trovare tutti i tesori. Quindi lo faremo sicuramente. Ok. Vabbè, qui siamo tornati all'inizio. Allora, di là cosa c'era? Non ci sono andato. E da qui non credo ci si arrivi. Sa che devo tornare indietro. Ah, queste non le avevo prese prima. Ok. Questo ci porta da un'altra parte ancora. Grotta ghiacciata. Allora, dovevo riprovare a rifare il giro di là. Per vedere se si arrivava su quella... su quel giaciglio. Di qua... no, di qua no, c'eravamo già andati. Qua sopra. Forse prendendo un po' di rincorsa ci si arriva, vediamo. Al massimo... finirò. Non si capisce neanche cosa sia il lava. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Qua c'è tanta robina. Ah, ecco. Dove serviva la chiave. Mi fa strano però che non riesca ad aprire quegli altri screen. Perché credo che manchino solo quelli. Quindi, non ne ho idea di come aprire quegli screen. Questo però, riesco a capire. Ah, beh, qui ci si va sopra, no. Sì, ok, almeno questo. Esattamente 10 diamanti rimasti. Sono 5 e 5. Vediamo se riusciamo a colpirli. È probabile. Ok. Perfetto. Non so se si fa direttamente con questo, ma mi sembra un po' troppo vicino. Boh, proviamo. No, è decisamente troppo vicino. Ah no, ah ok, va bene, allora mira da solo. Voilà, e anche questa è stata completata, questo livello. Io direi di ricominciare col primo, che sarebbe questo. Grandi lupo. Andiamo. Eccoci. Ehi, chi è questo? Sempre guardarsi intorno. Ah, c'è qualcosa di incornate. Va bene, c'è il mantello di metallo, a quanto pare. Guardiamo per bene, perché la mia esperienza dei videogiochi, anche se non è tanta, mi ha insegnato a guardare sempre ovunque. Questo cos'è? Niente. Lava. Allora, là sopra. Questi sono pacifici o no? Sì. Questi sono per bellezza, va bene. Ah, ecco. Ecco il passaggio. Dovrei aver preso tutto.
Lord. Ah, via avanti. Volevano scappare, ma no, niente. E comunque come fanno i draghi ad arrostire una corazza di metallo? Ricorda, Spyro, le fiamme non danneggiano il metallo, ma se usi le corna ce la farai. Molto utile questo consiglio, visto che già li abbiamo in qualche modo incontrati e ci siamo arrangiati da solo. Questo continua a correre intorno così. Eh sì. Ah, maledetto. Ok. Perché quel razzo di così? Questo è da colpire. Non vedo passaggio. Ho acceso il razzo, attenzione. Ok, era da fare, ma non mi aiuta ad arrivare di là. Qui sopra non ci si riesce ad andare. Ma intanto andiamo avanti. Allora, saltiamo di qua. Il diamante non ho lassù, se non sbaglio. Allora. Vabbè, rifarò la strada, ma questi li devo prendere. Ok. Forse da quassù si riesce ad arrivare in cima a quella torre e poi saltare di là. Vediamo. Chiave. Due chiavi. Sì, dopo ci provo a buttare. Prima finisco. Ah, qui. Si va su. Ah, allora non sono 200, sono di più. Ehi, cosa c'è oltre quel fiume? Perché non plani fin lì e lo scopri? Dobbiamo planare. Prima però qua. A parte che... Però mi sfugge... Ah, beh, troveremo miliardi di chiavi di là dal fiume, penso. Allora, io... Ah, si è aperto anche quello, ok. Resumo che da qua sopra si arrivi anche lì. Proviamo? Vai. Non mi ricordo, per fortuna che non c'era bisogno, qual è il tasto per planare. Cioè, per stoppare la planata, diciamo così. No, non ho preso la rincorsa, che mongolo. Per poco, eh. Ok, questa fatta. Risaliamo per l'ennesima volta. E stavolta, direzione via. Addio. Ok. Ci sarà da cercare parecchio, mi sa qui.
Vediamo cosa ci dice il nostro Marco. Hai raggiunto il punto più alto di Grandirupo. Da qui puoi arrivare praticamente ovunque. Fossi in te, userei quel vortice turbinante laggiù. Ah, ok. Sì, è per risalire velocemente qua. Tanto abbiamo il vortice. Queste non le avevo proprio viste. No, quanti sono allora le gemme? Fammi vedere. 400. Va bene. Ce la faremo. Una è qui. Ah, vedi che non mi ricordo il tasto. Il tasto azione. Ovvero? Questo forse. Credo questo. Ok. Non so ricordato. Lassù. Resumo là qui. Sì. 1, 2, 3. Ah, ah, ah. Ok. Io presumo di aver preso tutto qua, quindi c'è rimasta quest'altra zona di qua. Già, mi dimentico sempre di guardare la mappa, comunque, tra le altre cose. Questo non è niente. Ah, ok. Ah, beh sì, bordo della mappa. Ho lasciato una gemma lassù, la vedo. Ma le chiavi dove sono? I miliardi di chiavi che servono per aprire i miliardi di forzieri. Stia. Qua è finito. C'è qualcosa dietro la cascata? Non credo proprio. Dove potranno essere? Io qua non vedo niente. E le porte? No, non sono porte, sono ruote. Perfetto. Cosa facciamo? Allora, sì, ce ne due lì, va bene. Lassù non penso proprio che ci si arrivi. Lì. Vediamo, poi magari mi sbaglio, però... Queste chiavacce. Ma da 1 a 20, quant'è che sono stupido? 50. Ma dai. Ma quindi non erano da sbloccare quelle chiavi? Ma come mai mi sono immaginato le chiavi? Quanto si può essere idioti? Ma quindi neanche queste. Vabbè ragazzi, no comment. No comment. Mamma mia. Non ci si può bloccare, dai raga. Che balle. Balestre. Pure qui. Gemma. Come ci si fa arriva lassù? Con uno slancio, ma casco sicuro al 100%. Ah, qui sono. Oh, guarda che bastardi. Che bastardi. No. Ah. Ma vedi, allora perché mi sono fregato? Perché c'è la serratura, ma non serve. Ok, però me ne mancano ancora. Ancora 6. Perché? Che vi devo dire? Eppure qui non c'è più niente. Maledizione. Allora servono a qualcosa. Ora mi è venuto il dubbio se quelli indietro li ho provati tutti a infuocarli. Questi sicuro che non li ho.
Bruciano. Ah, forse sì. Questo no. Alleluia. Ok, erano questi bastardi calderoni. Bacchiarere. Ok. Ok, perfetto. Beh, questa è stata tosta. Tosta. Cioè, in questo gioco, ragazzi, questo gioco in generale non ha un livello di difficoltà estremo. Però proprio bello perché in qualche modo ci si rilassa, si gioca in tutta tranquillità, si esplora, insomma, è carino, è un bel gioco, si lascia giocare piacevolmente. Però lì sono stati veramente bastardi in quel livello. Io poi, non avendo giocato i capitoli precedenti, quelli originali su PS1, ero completamente a zero, quindi chi ci ha giocato immagino che sapesse quelle cose lì, perché alla fine, essendo un remake, dovrebbe essere uguale. Ok, allora io direi che ci fermiamo qua per oggi. Ricordatevi di dare un'occhiata al mio shop che vi lascio qua sotto nella descrizione. E quindi mi raccomando, ragazzi, come sempre, spolliciate, commentate, iscrivetevi e attivate la campanellina. Tutti i link utili tra quei miei social li lascio qua sotto in descrizione. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao!